Inizia una serie di puntate di Polifemo dedicate ovviamente agli eventi natalizi. I problemi di Taranto e provincia li conosciamo tutti, ma forse è anche il caso un po' di farci accarezzare dall'atmosfera gioiosa del Natale, farci riflettere, farci accarezzare da quei sentimenti che solo la nascita di Gesù Bambino ci sa dare. Iniziamo questo tour all'interno della provincia ionica con Pulsano per un evento davvero significativo, l'inaugurazione appunto della casa di Babbo Natale, una serie di eventi che rientrano appunto nella summa, chiamiamola così, Natale con voi. E con noi, mi corregge il presidente dell'associazione Pulsano da Amare, Massimo Nicolardi. E allora parliamo dell'evento di questa sera. Niente, con oggi si dà inizio appunto a questo evento Natale con noi 2018, un evento fortemente voluto dall'intera comunità pulsanese, oramai siamo alla quinta edizione, ma non solo pulsanese, anche della provincia direi. Siamo alla quinta edizione e quest'anno, oltre alla famosa casa di Babbo Natale che viene arredata con mobili interamente realizzati con materiali di riciclo, lavorati in una scelta ecologica. Sempre, anche perché siamo un'associazione fondamentalmente ecologica. Quindi, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Certamente. E niente, viene realizzato con questi materiali di riciclo, lavorati ad hoc da una nostra artista cartapestaia, Daniela Todaro, con la collaborazione di altre cittadine e altri soci dell'associazione appunto. La novità di quest'anno, perché siamo alla quinta edizione, la novità 2019 è il mondo del Mago di Oz. Il mondo del Mago di Oz, abbiamo voluto appunto creare una scenografia dalla fiaba del Mago di Oz all'interno dell'altra sala del Castello De Falconibus. Ringraziamo il sindaco che ci ha concesso appunto le sale, ci ha concesso il patrocinio del comune di Pulsano. E in questa sala ci saranno degli spettacoli a cura della compagnia teatrale Meuschi, che interpreteranno i vari personaggi della fiaba del Mago di Oz, quali lo spaventapasseri, il leone, l'uomo di latta. E poi ci sarà Dorothy che accompagnerà nel percorso i bambini e farà giocare un attimino fino a portarli poi nella casa di Babbo Natale.
Ovviamente tutto ciò per la gioia dei più piccoli, ma anche i più grandi, i genitori, così accarezzati, e sottolineo questa espressione, dal Santo Natale, per qualche minuto torneranno bambini e riassaporeranno quel sapore, quel senso, quel gusto di Natale. Non ti nascondo che, venendo qui, sentendo le musiche natalizie, beh, l'atmosfera ti prende. È proprio quella la nostra intenzione, appunto. Poi abbiamo anche all'interno il presepe vivente a sagome e niente, ci saranno spettacoli ogni volta, ogni ripetutamente, in base alle aperture della casa di Babbo Natale e del Mago di Oz. Momento del sindaco Franco Lupoli, sindaco di Pulsano. L'amministrazione comunale ha fatto di tutto per essere vicina alle associazioni, per far sì che davvero si possa vivere il senso del Natale. La location qui presso il Castello De Falconibus è particolarmente indicata ed azzeccata. Allora, sindaco, un regalo alla città. Sì, anche quest'anno siamo stati al fianco dell'associazione Pulsano da Mare, ma veramente il nostro è stato un supporto, perché hanno fatto tutto loro. Quest'anno in modo particolare vanno i miei complimenti a loro, perché dopo l'incidente a uno dei componenti, a Mimmo Panzetta, con l'incendio della sua bottega, è stato un colpo duro anche per l'associazione stessa, perché da lì partivano tutte le loro opere. Però tant'è vero che subito dopo l'incendio erano fortemente in dubbio se riuscivano a realizzare anche quest'anno questa magia. Però ti dico sinceramente, Natale ha fatto il miracolo. Loro hanno fatto il miracolo, perché li conoscevo, ho visto nei loro occhi. Se ci fosse un premio Nobel alla dedizione, sicuramente lo vincerebbero loro. Quindi gran merito, se non tutto il merito, è loro per questo evento anche quest'anno. Sindaco, tanto divertimento per i più piccoli, ma certamente queste iniziative fanno crescere Pulsano, rappresentano un puntello, un punto fermo nell'azione di marketing del territorio. D'altronde, tante città anche del nord, con le loro tradizioni, con i loro usi, con i loro costumi, valorizzano il Natale, e noi a Pulsano non siamo da meno. Assolutamente, anzi questo è un modo per, come dicevi tu prima, per far vivere lo spirito natalizio nel miglior modo possibile. Molti paesi limitrofi ci hanno copiato, ma nell'accezione più nobile del termine, ci mancherebbe, anche perché le cose belle è poi una si... una gara a far meglio, questo, la concorrenza, lo stimolo. Questo stimolo non fa che bene alla cittadinanza di Pulsano e degli altri paesi, quindi speriamo di rincorrerci ogni anno di più. Babbo Natale, cosa auguriamo a tutta la cittadinanza pulsanese e alla provincia di Taranto? Auguriamo che vivano un felice Natale, perché il Natale avvicina le persone, fa rientrare le persone che stanno all'estero nelle proprie famiglie, in genere si è più buoni verso il prossimo e verso chi ne ha bisogno. Il Natale è anche questo. Un grande lavoro per Babbo Natale, che con la sua slitta si dovrà dar da fare per consegnare i doni ai tanti bambini del mondo. Eh sì, sono proprio tanti i bambini del mondo e loro necessitano di più attenzione da parte degli adulti, e io voglio dare l'esempio.
Siamo con il consigliere comunale di Pulsano, delegato allo spettacolo, Antonio Basta. L'atmosfera, la location è suggestiva, abbiamo il presepe a sagome fisse e gli alberi della felicità, poi con il grande albero della felicità. Davvero è incantevole ed è stata geniale l'idea, la trovata di allocare in questo castello quelle che sono le caratteristiche del Natale, il presepe, l'albero. Non è stato semplice, anzi è stato meraviglioso collegare, creare una rete di intenti con le associazioni di categoria che hanno ancora una volta offerto alla comunità pulsanese un grandissimo spettacolo. E così entriamo nel vivo, nel periodo natalizio, con tantissime iniziative. Un cartellone molto ricco e variegato. Un cartellone molto ricco che nasce, come ho detto, grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria, i privati e l'amministrazione comunale. Ecco, parlavamo per esempio di questo meraviglioso presepe a sagome, l'abbiamo voluto realizzare qui al castello, l'abbiamo fatto già l'anno scorso al Palazzo Giannone, un gioco meraviglioso di colori, di musiche, di luci, e questo grazie alla professionalità e l'amabilità dell'amico Luca Luccarelli che fra un po' sentiremo. Assolutamente. E poi hai ricordato benissimo l'albero della felicità, è stata un'iniziativa che abbiamo voluto fare soprattutto con i più piccoli, cioè noi abbiamo detto oltre a scrivere una lettera per Babbo Natale cercate di scrivere anche una lettera per l'amministrazione comunale. Ecco, descrivete quella che deve essere per voi la Pulsano del futuro, perché i bambini devono essere protagonisti. Wordsworth saranno chiaramente le generazioni future, i futuri amministratori. I futuri amministratori, assolutamente. Anzi, il padre del romanticismo inglese, Wordsworth, diceva una cosa, che i bambini sono il punto di incontro fra gli adulti e Dio, quindi con la loro caparbietà, la loro voglia di scoprire il mondo, riescono sicuramente a descrivere cose che noi, diciamo, adulti non riusciamo a descrivere. È proprio vero. Vi va di accompagnarlo con noi dal mago di Oz? Ok, scaventa passeri. Verrai con noi. Ma andiamo, venite da questa parte. Questo uomo di latta è un po' arrugginito. Sono così. Ah! Uomo di latta! Grazie. Finalmente sei salvo! Grazie! Dovete sapere che l'uomo di latta si trovava nel bosco perché girovagava. Perché? Perché era così triste, perché la donna che amava purtroppo non provava niente per lui. Così anche lui voleva venire dal mago di Oz per poter avere un cuoricino. Però, vi va di accorciare un po' i tempi? Facciamo un gioco. Allora, questo è un cuoricino. Voi dovete lanciare questo cuoricino lì. Così vediamo se potrà riacquistare il cuore. Vediamo? Prova a lanciarlo. D'altronde la poetica del Pascoli era proprio la poetica del fanciullino, guardare il mondo con gli occhi del bambino, del fanciullo. Assolutamente, e quindi grazie a loro abbiamo, diciamo, raccolto quelle che sono le proposte anche per il futuro. Ecco, un paese a portata di tutti, più grandi e soprattutto i più piccini. E auguro ancora un felice Natale a tutte le famiglie pulsanesi e, che dire, passate il Natale qui a Pulsano. Ma andiamo a vedere. Leone! Veramente! Leone, tutto bene? Leone! Potete fare due carezze al leone, per favore? Perché lo vedo un po' triste. Ciao, Leone! Dovete sapere che un leone ha un po' di paura e solitamente è sempre dietro col suo studio. Quasi vuole venire con noi dal mago di Oz. Vediamo. Vuoi venire con noi, Leone? Come venire? Sarete sul cespuglio. Stiamo scoprendo le meraviglie di questo presepe e abbiamo detto, ma chi l'ha fatto? Chi è l'organizzatore? Luca Luccarelli, eccolo. Beh sì, dalle miss al presepe c'è un po' di differenza, però sono un paio di anni. Sempre che spettacolo, rappresentazioni sceniche. Senza dubbio sì, è un pene, diciamo, immortalato in questo e penso i risultati si vedano, insomma, le immagini parlano abbastanza chiaro.
Molto toccante l'atmosfera, il gioco di colori, proprio le caratteristiche del castello si prestano a far vivere il clima, l'atmosfera del Natale. Beh, senza dubbio sì, anche perché siamo affidati a tecnici professionisti per tutti gli allestimenti delle luci, dei colori, di tutto. Abbiamo fatto un lavoro di squadra e abbiamo lavorato giorno e notte, perché il tempo purtroppo in questo periodo è stato tiranno con noi, di conseguenza... Ma il risultato è stato ugualmente eccezionale. Ti ringrazio Luigi, sei sempre gentilissimo. In genere sono severo nei miei commenti, però quando bisogna dare atto, bisogna dare merito, è giusto darlo. Grazie, grazie. Io invito la cittadinanza e anche i paesi delle zone limitrofi, la città di Taranto, a visitare il presepe, la casa di Babbo Natale, la favola del Mago di Oz, e un po' a venire qui a Pulsano, perché abbiamo creato veramente un'atmosfera bellissima. Approfitto per ringraziare tutti quanti gli sponsor che ci hanno dato una mano e l'amministrazione comunale che ci è sempre molto vicina. Dalla fatina buona che vi porterà nel fantastico mondo di Babbo Natale. Avete preparato le letterine? Sì. Bravissime. Sono le letterine? Ma la domanda più importante, avete fatto i buoni? Avete fatto il buono? No, ne fate il buono. Vabbè, non fa niente, poi glielo puoi dire, è ancora tempo. Dai che vi porto da Babbo Natale, su. Andiamo. Ah, ciao! Facciamo la foto, vieni. Dobbiamo dire due cose a Babbo Natale. La foto è brava, eh? Ma addentrandoci, diciamo, nei meandri del castello, almeno per quanto riguarda la parte esterna, vedete, ci sono dei mercatini. E beh, i mercatini natalizi, tanto tipici, tanto affascinanti, sono anche a Pulsano. Siamo ora con Alessandra D'Alfonso, vice sindaco di Pulsano e assessore alla cultura. Beh, le tradizioni del Natale sono particolarmente radicate ovunque e ovviamente anche a Pulsano. La cultura del Natale è un bel messaggio quello di Natale, un significato profondo, molto educativo, e l'amministrazione insieme alle associazioni, all'associazione Pulsano da Mare, ha voluto valorizzare questa tradizione, questa risorsa del Natale in una splendida location, questa del castello appunto De Falconibus. Sì, il Natale è anche gioia di stare insieme, significa condivisione, e questa sera insieme all'associazione Pulsano da Mare inauguriamo la casa di Babbo Natale. Si respira aria di Natale, la magia è davvero straordinaria all'interno del nostro castello De Falconibus, quindi un ringraziamento ancora una volta a tutte le associazioni che collaborano costantemente con l'amministrazione comunale. Davvero è uscito fuori un calendario ricco di appuntamenti natalizi. Questa sera un grazie particolare all'associazione Pulsano da Mare, alla compagnia teatrale Meuschi, che faranno vivere in queste festività natalizie davvero un Natale all'insegna del divertimento a tutti i piccoli e non solo.
Fabrizio Menza, assessore all'ambiente del comune di Pulsano. Beh, le sue sensazioni, l'ho detto all'inizio, beh, il Natale ci fa ritornare bambini e si torna con dei flashback a una decina di anni fa, a 20 anni fa, se no ci sentiamo troppo vecchi. Assolutamente sì, il Natale è sempre un periodo di gioia e amore e sintonia e le attività svolte dalle nostre associazioni nel nostro territorio sicuramente non fanno che renderci orgoglioso del loro operato e del lustro che danno, insomma, al nostro paese, aggregando sempre più la comunità intorno, diciamo, al centro storico che è il nucleo delle attività natalizie. Il Natale è certamente folklore, tradizioni, momenti di divertimento per i più piccoli, come abbiamo visto con la casa di Babbo Natale, ma ovviamente il Natale è una festività religiosa e c'è tutta una serie di date, di momenti, diciamo così, di preparazione al Natale. Almeno per quanto riguarda Taranto si parte da Santa Cecilia e poi via via l'Immacolata. Oggi 7 dicembre abbiamo partecipato all'inaugurazione, dicevamo, della casa di Babbo Natale, ma a pochi metri nella parrocchia appunto di Santa Maria la Nova, qui a Pulsano, c'è stata la tradizionale cerimonia religiosa dell'accensione del cero. Ne parliamo con Carmine Carlucci, che è presidente del Comitato per la Qualità della Vita, che ha partecipato attivamente a questa iniziativa che ormai, ripeto, fa parte del tessuto delle tradizioni pulsanesi. Sì, il Comitato per la Qualità della Vita una ventina d'anni fa ha recuperato la tradizione dell'offerta del cero all'Immacolata, una tradizione che fa riferimento ai terremoti del 1710 e 1743, e allora il sindaco di Taranto, Pulsano faceva parte di Taranto in realtà, il sindaco di Taranto con atto notarile stabilì che ogni anno l'8 di dicembre ci sarebbe stata l'offerta da parte dell'amministrazione di due ceri. Noi questa tradizione è andata avanti dal 700 in poi si è persa in realtà, noi una ventina d'anni fa l'abbiamo recuperata, però l'abbiamo recuperata stabilendo che i due ceri, uno viene acceso appunto il 7 di dicembre qui in Santa Maria la Nova, ma perché? Perché qui in Santa Maria la Nova è riprodotta la grotta di Lourdes e noi, ricordando quello che disse a Bernardetti, io sono l'Immacolata Concezione, con il sindaco ogni anno facciamo questa offerta del cielo e un omaggio floreale alla Vergine. Domani sera invece alle 17 nella cattedrale di San Cataldo il cielo sarà acceso da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Filippo Santoro e dal rappresentante del sindaco di Taranto.